Salve a tutti gli amici di RadioDelCapo.it, siamo sempre da Cittadella dello Sport, Cassino del Capo, siamo con un neo acquisto del capo di Leuca, ovvero Lorenzo Casto. Ciao Buonasera. Lorenzo, benvenuto a RadioDelCapo.it. Ti tocca Grazie. pure a te, ti tocca Va fare bene, sì, questa ci intervista. sta. Tu sei un centrocampista, però Esatto. ovviamente nel calcio quando dici centrocampisti dici tutto e non dici niente. Dove ti piace più giocare? Diciamo più dal punto di vista tecnico. Il tuo ruolo. Ma io principalmente sono una mezzala all'interno di centrocampo, diciamo. Destra-sinistra non fa differenza, però mi posso adattare anche, tante volte ho fatto il mediano quando si gioca col 4-4-2, ma il 4-3-3 preferisco comunque essere, diciamo, una mezzala di inserimento, più che Ok. altro, ecco, sì. Il classico centrocampista offensivo Sì, si può chiaramente adattarsi definire. sempre comunque, no? Nei nuovi acquisti chiedo sempre il curriculum, vedere se il curriculum è idoneo a giocare nel campo di Lega. Allora, tu l'anno scorso giocavi alla Città di Ah, Lagre, SD Città di Lagre, in prima esatto. categoria. Sempre Esatto. giocato lì, hai avuto altre esperienze? Allora, io ho fatto, diciamo, ho iniziato dal primo anno in cui ho militato in categoria, è stato quella delle Steffelline, e stiamo parlando del 2014. Cioè, la squadra di salvezza, però arrivavamo quasi ai playoff all'inizio, io ero ancora 2014, un under. forse 2015, 2014, 2000, no, 2013-2014, 2013-2014, sì. esatto. E da lì passammo poi diciamo, al Raga d'Aliste, perché prese poi il titolo il Ragale, e vincemmo il campionato di prima categoria, ero sempre un under. Da lì poi mi sono dovuto fermare perché ho avuto un'esperienza, diciamo, un po' per questioni anche lavorative e di studio soprattutto. E ho ripreso l'anno scorso con la SD Città di Ragale, facemmo un bel campionato anche. Quindi diciamo Però questa è la prima volta che ti sposti da Ragale, possiamo dire, la tua prima esperienza fuori o sbaglio? sì, Livello diciamo di sportivo, sì, sì. proprio una piazza così come Leuca, più poco più lontana da casa, sì, perché comunque stando ad Aliste comunque c'è stata l'esperienza, diciamo, fuori, tra virgolette. Cosa ti ha spinto a venire qua al capo di Leuca? È stata la proposta di un, diciamo, di Stefano, difensore Ugush, centrale sì. Stefano Inguscio, è stata più che altro una sua richiesta, che lui comunque mi aveva già detto, guarda, c'è un interessamento, ne abbiamo parlato. Il fatto oggi come oggi comunque in questa categoria soprattutto, no? Trovare magari anche qualcuno perché magari spostarsi è un po' più complicato. Io all'inizio ho avuto anche la richiesta da parte del Tricase, mi chiamo il presidente, però ho già preso, diciamo, parola con la società, siccome comunque mi piaceva anche l'ambiente, conoscevo Ecco, questa cosa piazza, sapevi del capo di Leuca? che è stata comunque sempre una piazza di categoria. Soprattutto io guardo anche a quello, diciamo, la solidità di un gruppo, no? Perché comunque hanno sempre portato a termine, diciamo, i campionati con un numero consistente di giocatori, perché devi vedere anche quello. Noi l'altro anno, un po' per, diciamo, per situazioni personali, no? Devi vedere anche queste cose, siamo arrivati giusti giusti, tant'è che l'ultima partita vincemmo, mi ricordo, con l'Atletico Veglia 3-0 in 10 uomini, perché mancava addirittura l'under, cioè sono esperienze che Hai comunque detto non. proprio l'Atletico Veglia che è la squadra quest'anno che non finirà il campionato perché Eh è sì, stata c'è sospesa stato per il peso, proprio cambiamento, sì, per l'esempio. esempio, esatto. Parliamo un po' del tuo campionato, è finito il girone d'andata, secondo me questa è la seconda forse, di, no, Questa è la prima la giornata di prima giornata calcio, di di ritorno, ritorno, scusami. esatto. Se vogliamo tracciare un bilancio, insomma, del tuo campionato. Un bilancio, mi sento di comunque, fino ad adesso, aver detto la mia, anche se il mister che è arrivato, il mister De Giuseppe, è molto molto bravo e disponibile. All'inizio mi aveva detto che comunque lui non mi conosceva, non sapeva granché, anche se comunque, diciamo, con un altro mister, con mister Ludovico, ho disputato più o meno tutte le partite. Ho cercato comunque di far valere, diciamo, la mia esperienza, ho messo quello che potevo, lui mi ha dato la fiducia con una partita importante contro come Galatina, che è stata domenica, e ho cercato di ripagarlo. Dove hai segnato Galatina? Esatto. Raccontaci un po' il gol. Ah no, è stata una bella azione, noi stavamo già insistendo da, diciamo, qualche minuto, perché comunque il gol è arrivato dopo 10 minuti. Abbiamo creato qualcosa di importante con all'inizio un tiro di Monteduro. È stato un passaggio che ho fatto in mezzo, dopo una sua posizione è entrato Frederick dall'interno, è stata una bella azione. E l'azione dopo, diciamo, è stata più o meno simile, perché siamo riusciti a sfondare dal lato nostro, dal lato di destra. C'è stato di nuovo questo inserimento 1-2 con Frederick, mi sono ritrovato la palla, diciamo, era un po' defilato, mi sono ritrovato la palla
in zona di area di rigore, ho tirato questo destro sul secondo palo, è stata una bella rasoiata e sono riuscito a battere il portiere. E raccontaci un po' anche la partita in generale, perché c'è stato un pareggio, domanda un po' banale, stupida. Sì. Punto perso, due punti persi, punto guadagnato, e guardando in totale tutti i 90 minuti, al di là sì. del fatto che siete passati in vantaggio, ecco. Sì. Dunque, il primo tempo, almeno personalmente, secondo me siamo stati innanzitutto ben messi in campo, perché comunque abbiamo cambiato il modulo, noi siamo passati da un 4-4-2 le prime due giornate che c'è stato mister De Giuseppe a un 4-3-3, e cercando anche comunque di essere anche giocando un po' a specchio, no? Perché comunque il Gradina già conoscevamo qualcosa, una squadra che comunque si è anche rinforzata dopo il mercato di dicembre. E chiaramente hanno preso anche noi, cioè gente importante. Vabbè, che... è una piazza importante che vuole tornare almeno in promozione. Esattamente, esattamente. Ma li abbiamo contenuti bene, ma più che contenuti abbiamo anche creato qualcosa in più, secondo me. Ci sono state un paio di azioni, come ho detto prima, più importanti, infatti voleva del gol. Cioè, non arriva il gol così, no? Cioè, abbiamo provato insistentemente e comunque c'è stato questo gol che abbiamo trovato. Il secondo tempo, vuoi perché comunque il campo, no? Comunque il terreno naturale, forse? Esatto, sì, abbiamo un po', non dico sofferto la tenuta fisica, però loro poi hanno iniziato a metterci in difficoltà, perché noi preparati, siccome loro costruivano dal basso, il mister già ce l'aveva detto, questi passaggi più in verticale, no? Abbiamo chiuso bene le linee all'inizio del primo tempo, e il secondo tempo hanno iniziato a tirare palle lunghe, okay. Infatti hanno trovato questo gol sul rimpallo così. È un risultato, alla fine, tutto sommato, che non ci dispiace, perché comunque la piazza di Galatina è importante, conoscendo anche, ripeto, i nomi che ci sono, no? Le persone che ci giocano. Però qualcosa, come ha scritto anche Gianluca sul suo blog, sì, ne abbiamo da recriminato, ecco, ci dispiace un po'. Vedendo un po' la posizione in classifica, occupato, sì. Vabbè, caso classico, non c'è problema, siamo abituati. Vedendo un po' la posizione in classifica, nei playoff ci credete? Ancora sì, perché comunque c'è tutto il girone di ritorno, abbiamo tutti gli scontri diretti, comunque bisogna continuare a giocare, bisogna continuare a crederci e bisogna continuare a costruire, no? Tutto quanto. Poi chiaramente sarà il campo, no? Dare i risultati. Noi ogni giorno ci alleniamo, ci vediamo qua al campo, cerchiamo di seguire il mister, la dirigenza tutta, che comunque ci ha pensato all'inizio, no? Di poter raggiungere dei risultati positivi e importanti. Per adesso sì, continuiamo a lavorare, ecco, così. Va benissimo, grazie mille Lorenzo. Vuoi salutare qualcuno? Vuoi salutare qualcuno? Un saluto generale a tutti quanti. Non c'è. Salutiamo tutta l'Aquila, salutiamo. Va bene. Grazie Lorenzo, ci sentiamo per le prossime. Grazie mille. Arrivederci.